Buonasera, il mio nome è Giuseppe Salvati. Purtroppo mi trovo in queste circostanze che tanti altri si vergognerebbero a raccontare la propria storia. Ho vissuto 6 anni in stazione, dormendo su un treno. È iniziato con una malattia lunga di mia madre progressiva nel 94 e ho passato praticamente 5 anni senza il lavoro quando, diciamo, la situazione si è aggravata veramente, in quanto mia madre era proprio bloccata a letto e non riusciva nemmeno a girarsi né a destra né a sinistra. Lì è stata una fase brutta perché ho dovuto fare una scelta e non me la sono sentita di abbandonare mia madre in una situazione di emergenza così grave e metterla, diciamo, in 2 ricoveri particolari. Non c'ho niente, pensione e niente, purtroppo sto mandando curriculum da ovunque, ma la risposta è niente. La mia vita è come quella di tanti altri che si trovano a una certa età in una situazione di precarietà, insomma. Può capitare a tutti. Ho visto tanta gente con la disperazione, gli occhi tristi. Ce l'ho avuto anch'io, ce l'ho tuttora, ma non mi sto piangendo addosso, non mi sono mai pianto e adesso specialmente non mi piango addosso. Adesso è il momento che i piedi ce l'ho ben piantati in terra. Io non sapevo manco che esisteva la Caritas, in realtà. Poi è successo che, parlando con un amico, dice: guarda, lì, cioè, ti danno un aiuto. Mi hanno dato fiducia e mi hanno impiegato subito agli orti solidali della Caritas diocesana di Foligno e poi sono stato chiamato per i trasporti tramite furgone e quello che c'è da fare qui in Caritas. Le persone che io ho incontrato qui, per me ormai è tutta una famiglia. Non c'è alto e basso, siamo tutti quanti uguali, mi sembra. In questi 6 anni che ho passato proprio la mia vita, proprio ho perso pure la dignità, diciamo. 2 anni e mezzo sono stato senza carta d'identità. Dopo un mese che sono dovuto stare qua, piano piano me l'hanno fatto. Sono abituato a campare con 100 euro al giorno, con 1000 euro, sono abituato adesso, ridotto a campare con 1 euro, ma io sono contento di ora, non ero contento prima, perché l'euro questo me lo sudo. E vorrei dire a tantissima gente che la vita continua, la vita è bella.